siccome che io il militare non l'ho fatto, quindi ero a casa, io ero rivedibile. Essendo rivedibile mi mandavano un anno all'altro, e quando la guerra dopo è finita, io il militare non l'ho fatto, essendo rivedibile, ma loro forse là all'ufficio anagrafe di Forlì sono stato consegnato magari ai servizi sedentari, ho avuto subito il congedo, Ho fatto che c'erano due tedeschi nei nostri rifugi che avevano la pistola e ci hanno cercato per poi trovare gli inglesi. E da Castelleale li abbiamo portati su fino a metà strada e poi li abbiamo consegnati gli inglesi. Erano venuti a me, da me, e c'era un altro con me che è morto, Giuliano, che lui è morto. E ha buttato la rivoltella dietro quel posto che c'è lì, prima di girare, che si gira sulla sinistra per entrare al castello, c'è un posto. L'ha buttata lì dietro e poi ci hanno seguiti a noi che l'abbiamo portato in suo al comando. Laggiù, nella strada, passato il castello, c'è una strada, insomma, da contadino, di campagna. E c'era la strada che stava così, noi avevamo buttato sotto. Dalla parte di qua, più verso Gelo. Dopo da lì siamo andati via. Noi siamo andati a Sant'Andrea da un parente. E siamo partiti al mattino presto, ancora non sparavano. C'è stato il conflitto tra la torre e quella casa che adesso ci abita Angelini. Abitava mio nonno. Allora, gli inglesi erano di qua, verso la chiesa. I tedeschi erano nel castello, erano, che si sparavano uno contro l'altro, dalle finestre, dalla torre, poi perché la torre sopra aveva delle buchette. Dopo si vedeva perché quando passati così gli inglesi, i tedeschi si sono ritirati, però i morti sono rimasti lì, molti tedeschi. A uno l'abbiamo sepolto perché si vede che nessuno l'ha raccolto, era dietro alle mura del castello dove ci sono quei pilastri nel muro. L'abbiamo sepolto lì perché facevo puzza che male. Perché dico pure, dietro il castello, siccome che per ripararsi c'erano le case davanti, poi c'è la piazza, no? E allora dietro, dalla parte di là, si nascondevano. E soccorriamo, si nascondevano perché le cose, le granate venivano dalla parte opposta di là, da Coriano, insomma, in là, che si ritiravano i tedeschi e sparavano lì perché vedevano che gli inglesi camminavano. Perché era un mattino e io mi ricordo che avevo mio padre che faceva fatica a camminare. Allora, i miei hanno camminato avanti e io son rimasto con mio padre, piano piano, e siamo andati a finire a Sant'Andrea. E dopo però io ogni tanto venivo su. Da Sant'Andrea eravamo 3 o 4 che venivo su perché avevamo ancora le galline qua su a vedere anche la roba che c'era in casa, se avevo portato via niente. E allora si vedevano i buchi delle granate, ma però come portar via? Non hanno portato via tanta roba. I tedeschi hanno portato via le bestie prima, col passaggio del fronte, che le avevano messe in quell'orto lì dove c'è il fattore lassù in piazza. No. C'è un orto, loro sono arrivati la notte, i tedeschi hanno rotto il cancello e hanno buttato dentro tutte le mucche, tutte le bestie che avevano, insomma. Poi 3-4 giorni poi sono spariti anche quelli lì che le hanno portate via, perché si vede che le uccidevano per mangiare. Qui a Montecchio c'era la TOT e allora io non sono mai andato, ma parecchi sono andati dovevano andare a lavorare alla TOT per fare le piazzole, insomma, così. Allora noi a casa si scavava sotto la strada dove c'erano molte piante per nascondersi un pochettino, perché no, si pensava, o prima o dopo arrivavano. Io, mio padre, mia madre, per 5-6 persone, ma però dopo non eravamo soltanto la mia famiglia, eravamo più famiglie. Però il buco fatto da un primo rifugio avevamo bucato anche al secondo per avere comunicazione uno con l'altro. Ce n'erano 5-6 di quelli. Davanti erano così aperti perché noi speravamo che arrivassero presto gli inglesi, dico, i tedeschi si ritirano. Allora è difficile che imboccano proprio la porta d'entrata. Che poi dopo noi avevamo fatto l'entrata da una parte,
dopo camminando sotto per andare col ladro, ecco, noi stavamo lì. Mi ricordo che andavamo a prendere l'acqua e mio fratello, che lui era un po' più fifoso, aveva un po' più paura, aveva fatto il buco in un fosso dove sopra c'erano gli spini, no? Li ha alzati e lui andava sempre lì la notte a dormire per la paura quando andavamo a prendere l'acqua così. A da mangiare si scappava via, siccome che il castello era da vicino, non è molto distante, andavamo a prendere il pane, quando sparavano no, nel momento di calma. Però sempre a secco, perché la maggior parte si poteva fare la minestra pasta asciutta in quei tempi lì. Uno perché ce n'era anche poca, sebbene che le cose si ammucchiavano, si guardava di poterle rimediare più che si poteva. Però anche facendo il fuoco sparavano dopo, perché loro magari pensavano che fossero stati gli inglesi o gli americani. Sì. Mi ricordo che c'era ancora l'uva, quando abbiamo visto proprio che alla cosa si metteva male, noi siamo usciti dal rifugio al mattino presto, che c'era calma, poi su per i boschi dove c'erano le piante nascoste e siamo andati a finire a Sant'Andrea. E poi, c'era tutto l'esercito di Sant'Andrea qua giù, passato lì il Conca, c'erano tutti i cosi, i militari, anzi ci davano le sigarette, i militari ci davano le sue galette che mangiavano loro. Il tedesco ha un carattere che non è somigliante al nostro, perché io sono stato in Germania 2 anni e mezzo, però a lavorare, dopo la guerra del 56-57, però ho riscontrato che hanno un carattere molto duro loro. Quella volta c'erano ancora i giovani, c'erano, ancora avevano la rimembranza della guerra, che erano stati qua, avevano perso o i morti cose come, e alzavano la pala o la vanga per menarci, dopo la guerra, che bombardando Rimini, senza ritornare sul mare, sono ritornati dalla parte di San Marino e hanno girato su Coriano, sì. E quindi, perché ogni tanto lasciavano ancora, dove si tiene la benzina, no? I serbatoi, sì. Li lasciavano, però dove cadevano facevano anche dei bei buchi. Adesso lì hanno fatto la vigna, ma sennò sono caduti tra Coriano e San Clemente, al ponte, facevano delle grotte. Forse questi serbatoi quando cadevano. Ah, Rimini all'aeroporto, laggiù, lì le bombe, si vedeva sempre un fumo, anche per finire il fuoco da qua su si vedeva quando bombardavano Rimini. Quando siamo partiti dal rifugio siamo andati a Sant'Andrea. Allora, ma dopo io venivo a casa ogni tanto per vedere la casa, sì. Perché i tedeschi dove arrivavano portavano via tutto. E invece c'erano buchi nella casa di granate, roba così, ma insomma non hanno fatto dei grandi disastri qui in campagna, dopo poi nei paesi, a Coriano, San Savino. Dall'altra parte non glielo so mica dire se avevano i rifugi, ma io penso di no. Mio cugino era contadino lì, passato la chiesa sulla sinistra, no? E aveva le mucche, però le mucche le ha portate via a una casa laggiù in fondo, però i rifugi non l'avevano. Dopo, passando i tedeschi, li avevano presi. Gambuti mi ricordo che è morto, anzi quella volta c'erano pure quelle casse vecchie, la casa dove si tenevano i panni, adesso non si usano, sì. Neanche più, l'hanno messo lì dentro e l'hanno portato al cimitero. Lì il castello era stato bombardato, rovinato, però aveva dei buchi solo nei muri, giustando un pochettino, chiudendo. Ci siamo ritornati ancora, ecco, dove eravamo noi rifugiati, lì dove adesso ci sono i semafori a Sant'Andrea, le scuole. Lì eravamo su di lì, una casa su di lì, e una granata tedesca ha preso nel trave, sennò eravamo tutti morti, perché avevano sotto un portico lungo, no? Si dormiva uno dietro l'altro, lì sotto il portico. Io mi ricordo lì a Sant'Andrea che è arrivata una granata, ha preso nel trave dalla casa, insomma, noi siamo rimasti tutti. Senza avere nessuna cosa. Dopo si sono ritirati e si vede che dopo laggiù non arrivavano più. Uno a Coriano, un muracini, per andare a toccare quegli ordigni che avevano lasciato i tedeschi, una mano gli è saltata via. Quei casi ce ne sono stati anche parecchi, che si sentiva dire dopo anche qualche anno di tempo.
E i tedeschi facevano così, quando avevano fatto amicizia con una famiglia, andavano loro a casa a prenderli per giocare, per chiacchierare così. E allora, insomma, il coprifuoco c'è stato, ma in campagna così, se uno anche usciva un pochettino, era difficile a vederlo. Ah, dopo quegli inglesi non è che ti prendessero o ti mandassero a casa, neanche gli inglesi. Qui sono dunque un mesetto, sono rimasti un mesetto, finché il fronte non si è trasportato un po' in là, loro sono rimasti. Dopo è cominciato anche le piogge, ottobre-novembre le piogge, allora il grano aveva già un germoglio così alto e quindi è andato male. Ti ricordi che da settembre in avanti non si è raccolto più niente. Sì, alcuni avevano fatto i rifugi col grano, avevano fatto il buco sottoterra e poi sopra con quelle cove piccole messe di traverso un mucchio alto e poi ne tiravano una e bucavano dentro. Dopo è stato un po' duro. Ma non c'era la legna. Altro che andare a raccogliere i corsi. Alcuni azzardavano. I bossoli che sparavano gli inglesi, li raccoglievano, poi li vendevano, non so, trafficavano così dai lavori, ma qui da noi erano pochissimi, perché si sentiva dire, oh, il tale ha preso una mina là, l'ha portata per aria, l'altro si è rotto un braccio, l'altro gli ha dato una mano, allora la gente stava attenta. I primi anni dopo, adesso passo, parlo personalmente, invece di fare murature oppure altri lavori in campagna, io sono andato al magazzino dove adesso ci sono i soldati a Rimini, che lì era il rifornimento della roba per mandare al fronte agli inglesi. Poi dopo sono stato qui a Misano, sempre al campo d'aviazione che avevano gli inglesi, sì. E Santa Monica. Anche lì sono stato, alla giornata sono stato 3-4 mesi, subito dopo il fronte. Mi ricordo che avevo una bicicletta all'acqua, perché le strade erano tutte rotte, no? C'era sempre così d'acqua, buche, ogni tanto si cadeva per terra. Da Castellaiale andare giù a Rimini era un disastro. Poi dopo sono andato via in Germania.